Buonasera, gentili telespettatori, e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Apriamo con i 309 rintocchi delle campane in memoria delle 309 vittime del sisma del 6 aprile del 2009. L'accensione di un simbolico braciere da parte di un vigile del fuoco posizionato davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio e sempre da Piazza Duomo, cuore del centro storico ed esempio di una ricostruzione efficace, oltre che un fascio di luce che si staglia verso il cielo. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid, commozione, emozione e dolore hanno caratterizzato i momenti clou della commemorazione delle 309 vittime del sisma in occasione del 12° anniversario. Nel segno del ricordo, ma anche della speranza, sia per la rinascita della città, sia per un epilogo positivo della pandemia. A 12 anni dal sisma, infatti, all'Aquila si è chiuso in serata il programma, oltretutto ridotto, della commemorazione che per il secondo anno consecutivo venne annullata la tradizionale fiaccolata per le vie del centro storico, oltre che nei luoghi simboli della tragedia. Oltre al vigile che ha acceso il braciere in una piazza Duomo praticamente deserta, erano presenti il sindaco Pierluigi Biondi, il sindaco di Cugnoli, Pescara, Lanfranco Chiola, in rappresentanza dei comuni del cratere, il prefetto Clizia Torraco e l'arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi. Il comune dell'Aquila e i comitati familiari delle vittime hanno lanciato poi un appello ad ANCI Nazionale e ad ANCI Abruzzo affinché i sindaci e gli italiani, nella notte per il 12° anniversario, accendano nei loro comuni e alle loro finestre una luce di speranza. Ci spostiamo ora in ambito politico su quelle che sono le decisioni che vedono l'Italia su due binari, con 10 regioni quali Veneto, Marche, Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna ed Umbria, oltre che le province autonome di Trento e Bolzano in arancione, mentre altre 9 regioni in rosso, quali Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Campania. Ma senza escludere ovviamente l'ipotesi di un allentamento delle misure in quei territori dove i dati dell'epidemia migliorano. Se le cifre infatti saranno confortanti, per l'apertura graduale del paese sarà imprescindibile infilare una serie di passaggi. E se ci sarà, il provvedimento dovrebbe comunque essere contenuto in una delibera che dovrà ovviamente poi avere l'ok definitivo da parte del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è sicuramente quello di programmare date e quindi stabilire se e chi potrà alzare le serrande dopo il 20 aprile. Prima però il Premier Mario Draghi avrà una serie di colloqui e appuntamenti istituzionali. È previsto infatti per questo giovedì l'incontro con le regioni sul tema appunto del recovery all'ordine del giorno. I governatori, che vedranno anche il ministro Maria Stella Gelmini alla conferenza Stato-Regioni, chiedono di fornire delle prospettive a quei settori chiusi, valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso ovviamente di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo, come ad esempio le palestre. La proposta dalla metà del mese, oltre a bar e ristoranti, è riferita anche per i parrucchieri in zona rossa e infine per i musei. Passiamo ora all'andamento della curva epidemiologica sul territorio nazionale. Sono 7.767 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo appunto i dati diramati dal Ministero della Salute. Ieri erano stati 10.680, sono invece 421 le vittime in un solo giorno, ieri 296. Sono invece 112.962 i tamponi molecolari antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sempre secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri invece erano stati 102.795, oltre quindi 10.000 in meno. Il tasso di positività è al 6,9%, mentre ieri era al 10,4%, dunque in calo del 3,5%. Sono invece 3.743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in aumento di 6 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 221, mentre ieri erano 192. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.337 persone, in aumento quindi di 552 unità rispetto a ieri.
Diversa invece la situazione sul territorio campano. L'unità di crisi della regione ha diramato il nuovo bollettino di aggiornamento Covid regionale. Nella giornata di martedì 6 aprile sono 846 nuovi positivi, di cui 323 asintomatici. I tamponi molecolari sono stati 6.505, mentre gli antigenici 872, con un tasso di incidenza del 13%. Le vittime sono state 62, di cui 41 decedute nelle ultime 48 ore e 21 decedute in precedenza, ma registrate soltanto ieri. 1.380 invece i guariti. Per quanto concerne i posti letto a disposizione, come noto, su 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 160, mentre su 3.160 di posti letto di degenza ordinaria disponibili ne sono occupati 1.603. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, tramite le sue pagine social, scrive e divulga un messaggio al governo italiano chiedendo dei rapidi chiarimenti sul vaccino AstraZeneca. È urgente che il governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino AstraZeneca. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri paesi stanno determinando una situazione di crollo nelle somministrazioni di tale vaccino. Invitiamo il governo a decidere subito sulla utilizzabilità di AstraZeneca per evitare blocchi drammatici nelle somministrazioni. Questa situazione rende ancora più urgente un pronunciamento dell'autorità di controllo AIFA proprio sul vaccino Sputnik. È interesse dell'Italia non perdere un minuto di tempo. Ogni giorno perduto nella valutazione di questo vaccino è un atto di responsabilità verso il paese. Ha poi concluso De Luca. La Regione Campania, inoltre, tramite una nota, chiarisce che da oggi non è più in vigore l'ordinanza in tema di attività mercatali, parchi e lungomare. Pertanto restano in vigore le disposizioni dell'ultimo decreto del governo in relazione quindi alla zona rossa. È proprio da domani che rientreranno a scuola per seguire le lezioni in presenza circa 5 milioni di alunni, quasi il 66% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie, 2 su 3. Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola tramite il decreto legge 44, anche se si trovano in regione classificate in zona rossa. Per le stesse ragioni, nelle regioni in zona rossa potranno accedere ai servizi per la prima infanzia, quindi asilo nido, anche 212.000 bambini. Nello specifico saranno 5.568.708 gli alunni di scuole statali e paritarie che potranno seguire le lezioni in presenza, su un totale di 8.506.000. I dati comprendono anche i bambini e gli alunni da settimane escluse dalle attività educative in presenza a scuola. Torneranno infatti in classe 832.000 bambini di scuola dell'infanzia, 1,5 milioni di alunni di scuola primaria e 342.000 del primo anno di scuola secondaria e di primo grado. Le regioni più interessate da questa riapertura in presenza sono la Lombardia con 785.910 e 615.903 in didattica a distanza, il Lazio con 687.592 e 133.737 in didattica a distanza, il Veneto con 573.694 e 106.402 in didattica a distanza, la Campania con 484.731 e 460.262 in didattica a distanza e infine l'Emilia-Romagna con 335.580 alunni e infine 284.843 in didattica a distanza. Con la quasi totalità degli alunni in presenza, dunque si stima tra l'82 e l'83%, sono invece le isole. La Sicilia con 614.891 e la Sardegna con 170.000. Complessivamente dunque vi saranno 5,6 milioni, si stima il 65,5% di alunni in presenza a scuola e 2,9 milioni, e dunque il 34,5% in DAD, con la consueta alternanza del 50% per gli studenti delle superiori nelle regioni in cui è consentito. Passiamo ora ad una situazione di cronaca. Un chilometro di coda e più di auto e tir incolonnati sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione Roma.
Il motivo è una manifestazione di operatori commerciali con vario titolo. In primis vi sono gli operatori mercatali, poi alcune rappresentanze di ristoratori, proprietari di bar e palestre, contro appunto la quinta settimana di zona rossa Covid in Campania. È stata disposta infatti la chiusura del tratto a causa proprio di una manifestazione. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con oltre un chilometro di coda. Ma non solo, grande tensione anche a Roma con manifestanti per le riaperture e le forze dell'ordine davanti Montecitorio, che hanno visto il lancio di numerosi oggetti, tra cui bottiglie e altoparlanti, oltre che alcuni fumogeni. I manifestanti hanno tentato nuovamente di sfondare le transenne che delimitano la piazza, per poi rompere nell'area immediatamente antistante la Camera dei Deputati. Nel contempo la polizia ha effettuato una nuova carica, manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine, ferendo ovviamente un poliziotto. Siamo imprenditori, non delinquenti, urlano ai megafoni in piazza Montecitorio i commercianti e i ristoratori che stanno chiedendo le riaperture. Al grido libertà, decine di persone si sono avvicinate al cordone delle forze dell'ordine con le mani alzate, intonando cori e chiedendo di potersi avvicinare a Palazzo Chigi. In piazza però si alternano momenti di tensione e slogan contro il governo e le forze dell'ordine stanno tentando di contenere le nuove cariche. Ci spostiamo ora ad Avellino, dove il sindaco Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì, ha parlato di un progetto molto importante che riguarderà tutti i bambini del territorio. Lo ascoltiamo. Stiamo lavorando per realizzare il Dino Park, il primo parco del centro-sud, credo probabilmente il più grande d'Italia. Parliamo di un'estensione di circa 100.000 metri quadrati. Una cosa meravigliosa, straordinaria, bellissima per i nostri figli. Guardate, ci sembra un po' di tornare bambini, guardate. Sarà il primo Dino Park con il 3D, guardate. Noi abbiamo esempi in Europa, dei quali poi vi parlerò di qui a breve. Abbiamo la Dino Bike Aerea, guardate, questi sono alcuni esempi delle attrazioni che saranno presenti. Guardate questo dinosauro, questo non sembra il Sorrisauro, ma credo che probabilmente ne troveremo qualche esemplare, o il Sorrisauro potrebbe rappresentare un'attrazione nel Dino Park Irpino. Guardate, abbiamo, ecco, questa è la mappa dei dinoparchi in Europa. Spagna, Repubblica Ceca, guardate, ecco qui, questo gruppo ha realizzato in Europa molti dinopark e ha presentato questa manifestazione di interesse e l'ha fatto ad Avellino, non ha scelto Roma, Milano, Bologna, Bari, Firenze, ha scelto Avellino. Questo deve renderci orgogliosi. Quando io dico che noi stiamo trasformando Avellino, dico che noi la stiamo anche facendo conoscere a livello internazionale e diventa attrattiva anche per coloro i quali vogliano investire. Diventa più bella, diventa grande, diventa protagonista e diventa una città. Ci spostiamo ora a Somma Vesuviana, poiché da giovedì 8 aprile partirà il polo per le vaccinazioni, il primo della provincia napoletana. Gli anziani non si sposteranno dal proprio territorio con l'assistenza domiciliare H24 dell'ambulanza della solidarietà, oltre che dei volontari della misericordia. Ascoltiamo a tal proposito le parole del primo cittadino, Salvatore Di Sarno, e quindi dei volontari. Sì, era una notizia che attendevamo da molto tempo, ci stavamo lavorando da circa 3 mesi e grazie alla sinergia con la Curia di Nola, e ringrazio vivamente il Vescovo che ci ha dato una mano grandissima per darci il comodato d'uso gratuito, non direttamente a noi ma all'ASL, questo punto vaccinale. Ringrazio la dottoressa Tavella, dirigente dell'ASL Napoli 3 Sud, e cioè, si è creata subito la giusta sinergia e abbiamo appena firmato l'atto ufficiale. E Somma Vesuviana al 99% da giovedì prossimo diventerà un hub vaccinale che servirà non solo ma soprattutto i sommesi, ma anche i comuni limitrofi. Non dimentichiamo che Somma si è dotata di un'ambulanza anche locale. Allora, domanda, l'ambulanza quindi
interagirà con questo centro vaccinale, ad esempio se c'è una persona anziana che ha la necessità di essere accompagnata al centro vaccinale, questo sarà possibile con l'ambulanza? Non so i termini perché loro sono attrezzati anche con un'ambulanza, con dei medici che serviranno le persone in difficoltà, se c'è qualche problema tecnico qui, c'è un punto all'interno dove sarà, diciamo, servito il paziente che potrebbe avere qualche problema con il vaccino. Ma sicuramente la possibilità di utilizzare la nostra ambulanza Covid c'è al 100%, soprattutto per le emergenze, sia Covid nel momento storico che stiamo attraversando, ma soprattutto, se è il caso, sarà dirottata qui sicuramente per aiutare i nostri concittadini. Ringrazio già anticipatamente la Protezione Civile e il Comando della Polizia Municipale, che saranno compulsati da me a brevissimo, perché loro saranno primi attori, i vigili, per andare a prendere i vaccini al punto vaccinale di Nola, e la Protezione Civile per quanto riguarda l'ingresso delle persone che faranno i vaccini. Buonasera a tutti, siamo qui dal comune di Summa Vesuviana, anche la notte di Pasqua, per dare assistenza ai cittadini di Summa Vesuviana. Per chi ha bisogno in questo periodo con la problematica del Covid, quindi persone anziane soprattutto. E oggi pomeriggio siamo stati a casa di alcune persone che avevano bisogno di noi e abbiamo fatto dei controlli di saturazione, pressione, ossigeno, e per fortuna sta andando tutto bene, abbiamo tutto sotto controllo, anche quest'anno come l'anno scorso. Abbiamo fatto dei trasferimenti all'ospedale di Nola oppure all'ospedale del Mare, che sono gli ospedali più, diciamo, vicini a noi. Però per il resto è tutto bene, non ci possiamo lamentare. Quest'anno sta andando meglio rispetto all'anno scorso. Restiamo in tema Covid, poiché l'ASL ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio di Terra di Lavoro. Nei dati di martedì 6 aprile sono 123 i nuovi positivi, con 8 deceduti e 98 guariti. I tamponi elaborati sono stati 730, per un rapporto positivi tamponi del 16,84%. Nel saldo complessivo si evidenzia un aumento di 17 contagiati sul territorio. Per quanto riguarda invece le singole città, Caserta è in cima per numero di casi attivi con 608 positivi, seguita da Marcianise con 484 e Maddaloni con 473. Il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, ha raccontato sui propri canali social del blitz della Polizia Municipale a seguito di numerosi assembramenti verificatisi nella zona periferica delle città. Sono tornato dal laghetto del Ring Verde, alla periferia di Marcianise, preso d'assalto anche nel giorno di Pasquetta. Assalto è la parola giusta, c'erano centinaia di persone, alcune purtroppo provocando assembramenti. Molti giovani, molti adolescenti, senza mascherine e senza cervello. È dovuta intervenire anche la Polizia Municipale. Decine di giovani erano ubriachi, alcune si sono finanche prese a pugni. Uno dei ragazzi è stato addirittura malmenato e gettato poi in acqua, rischiando di affogare. Ovunque, tutto intorno, bottiglie di birra e di vino, bicchieri di plastica lasciati a terra. Cumuli di immondizia scaricati nelle ultime ore dai soliti imbecilli. Abbiamo provato a bloccare i più facinorosi, abbiamo cercato di spiegare ai giovani i pericoli che corrono per sé e per gli altri. Nulla da fare. Oggi ci sarebbero voluti i droni, gli elicotteri, le forze armate sia di mare che di terra, l'esercito, la marina e l'aeronautica. I vigili urbani hanno fatto quel che potevano elevando contravvenzioni, ma non bastavano. Dov'erano i genitori? Dov'erano? Quei genitori che già domani mi chiederanno, urlando come al solito, di tenere le scuole chiuse per paura dei contagi. Ha poi continuato dicendo che questi genitori continueranno a pretendere più controlli, mostrando una maturità finanche minore dei propri figli. Delegano tutto, conclude, ma non vogliono svolgere il proprio ruolo. Concludiamo adesso con lo sport, poiché si apre una settimana intensa per Juventus-Napoli, reduci dagli impegni di campionato nella giornata di sabato, che si sfideranno appunto per il recupero della terza giornata del girone di andata.
con la gara mai disputata all'Allianz. Vi arriva in forma e galvanizzato il club azzurro, che ha recuperato posizione in classifica piazzandosi al quinto posto in condominio proprio con i bianconeri, meno la squadra di Pirlo che tra risultati negativi, polemiche e feste proibite ha dovuto fronteggiare numerose problematiche, non ultima anche quella legata al Covid. A presentare il match della conferenza è stato proprio il tecnico juventino. Partita importante, decisiva noce, ne saranno tante altre. Abbiamo gli stessi obiettivi, è normale che ci sia pressione. Prima era per il primo posto, ora per la Champions League. Non siamo abituati, ma sappiamo che c'è pressione e dobbiamo andare avanti e indietro. La fiducia l'avverto quotidianamente su quello che stiamo portando avanti. Sono i primi ad essere tristi per la situazione che stiamo vivendo. Ho sempre avvertito fiducia da tutti per cercare di migliorare, è giusto che ci si confronti. Su questo lato sono sempre rimasto sereno. Vedevo e vedo che i giocatori mi seguono e devo ringraziarli. Ha poi concluso, continuerò a fare così come ho fatto. Era questa la nostra ultima notizia, come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.